Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Rebirth perché oggi, dopo aver parlato di Barrett, che è fondamentalmente il mio secondo membro del party di Endgame, oggi vi parlo del terzo membro del party Endgame, ovvero Tifa. Tifa è un personaggio che già in remake era estremamente forte. Io ho adorato utilizzare Tifa in remake, anche in Rebirth è molto molto figa da utilizzare, non solo esteticamente ma anche pad alla mano è molto 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 figa da utilizzare Tifa, però per quanto riguarda il suo utilizzo qui in Rebirth l'ho trovato ancora più efficiente rispetto al remake. Io ho utilizzato Tifa sia in remake sia qui in Rebirth come breaker, ovvero quel personaggio che consentiva di stremare facilmente gli avversari e di poterli stremare in modo tale da fare più danni e riuscire poi successivamente a gestire il combattimento nel migliore dei modi possibile. Ecco, qui praticamente in Rebirth ho fatto la stessa cosa, ho cercato di emulare quella che era la mia build praticamente di remake, ma andiamo a vedere come sempre nel dettaglio e poi vi farò vedere anche uno showcase per quanto riguarda Tifa e la sua abilità nel poter breccare facilmente i nostri avversari proprio con quello che vi farò vedere adesso. Partiamo ovviamente dall'equipaggiamento e ovviamente dalle materie. In questo caso come equipaggiamento abbiamo delle nocche borchiate perché dal punto di vista fisico sono una delle armi più forti che permettono a Tifa di arrivare addirittura come potenza fisica a ben 402 punti. Senza prerogative esterne, senza roba esterna, sono una delle armi che veramente consentono a Tifa di dare dei pugni che sono praticamente dei massi, cioè proprio ti arrivano i massi in testa e ti fanno male come se ti lanciassero addosso dei massi in testa. C'è un'alternativa che si può utilizzare ovviamente alle nocche borchiate, mannaggia a Tifa, che potrebbe essere il Yarn Grape, arma finale fondamentalmente di Tifa, anche questa molto valida, con un rapporto offensivo un po' più basso, che però ovviamente potrà essere modificato tramite le prerogative, quindi diciamo che si può raggiungere un coefficiente di danno elevato. Tra l'altro ha anche una bella abilità collegato che è il pugno diretto, che sarà molto 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 utile soprattutto per gli obiettivi di portare lo stremo al 300% eccetera eccetera, che è uno degli obiettivi per il platino che si deve fare all'interno del gioco. Però che le nocche borchiate secondo me, anche per l'abilità, ovvero in posizione, è praticamente l'arma perfetta, è letteralmente l'arma perfetta, perché in posizione praticamente rende più vulnerabile il vostro avversario e quindi sarà più facile poterlo breccare in modo abbastanza celere, in modo abbastanza veloce. Per quanto riguarda la protezione, ovviamente il bracciale valchirico, anche se io tecnicamente non so se ho la versione plus del bracciale valchirico, no, credo di no, oddio, credevo di sì, ma invece non ce l'ho. Forse è un mio... Oddio, forse è una mia visione che avevo di quello plus, invece no, non ce l'ho. Devo controllare se effettivamente si può fare, perché mi ricordavo di sì, ma potrebbe anche essere un mio lapsus. Ok, come non detto, era una mia visione alternativa di non so che cosa, perché non esiste, quindi va benissimo così. Bracciale valchirico, che ovviamente è una delle top armature, ovviamente tolte quelle dei Cetra, che giustamente hanno un coefficiente più alto sia come materie da poter equipaggiare che ovviamente come stats in generale. E poi come accessorio, come sempre, gestitelo
come vi piace di più a voi, come vi piace di più appunto gestire Tifa. Ci sono tantissimi accessori molto buoni per Tifa, come i guantoni, per esempio i guantoni dorati, che vi consentono di caricare praticamente la barra limite quando stremate il nemico. Quindi per Tifa, se ovviamente la utilizzate così come la utilizzo io, sono degli accessori eccezionali. Io ho messo gli amuleti a mezzaluna sia a Barret che a Tifa perché sto affrontando, diciamo, tutte le sfide delle arene, tutte le sfide di Chadley, dove effettivamente, essendo a difficoltà difficile, ovviamente mi fanno qualche danno in più, e quindi cerco di preservare la salute dei personaggi cercando in un modo o nell'altro di sgomitare e di renderli un po' più tankosi, anche se ovviamente la miglior difesa sarebbe l'attacco, però cerco di gestirmela al momento, cerco di gestirmela in questa maniera. Poi successivamente, ripeto, per quanto riguarda gli accessori, ognuno è libero ovviamente di mettere quello con cui si sente più confidente, e quindi non c'è problema, più confident anzi, e non c'è problema. Per quanto riguarda invece ovviamente le materie, in questo caso di Tifa, partiamo con la combo, in questo caso automatizzante gravitazionale, perché grazie a questa, diciamo, grazie a questa combo riusciamo praticamente a fare dei danni fissi nei confronti dei nostri avversari, e mi consente praticamente di avere Tifa con un ottimo rapporto sia per quanto riguarda i danni da stremo e sia per quanto riguarda anche i danni HP. Quindi riuscire a fare comunque una buona quantità di HP nonostante tutto, e mi consente comunque di gestire questo suo lato più offensivo in maniera completamente autonoma, perché vi ricordo appunto che l'automatizzante vi dà la possibilità di utilizzare le materie associate in modo automatico. Successivamente anche lei materia rianimante, che però potrebbe anche essere facoltativa in questo caso. Io la metto semplicemente perché comunque avere un solo rianimatore all'interno del party è sempre un rischio. Quindi se Barret dovesse morire per un motivo o per un altro, dovevo avere Tifa che mi consente di poterlo rianimare, perché altrimenti è finita e non ho modo di potermela giocare, non ho modo di potermela gestire. Poi vi ricordo che comunque Barret e Tifa sono comunque due personaggi che utilizzo meno rispetto a Cloud, quindi preferisco comunque avere sempre un supporto alle mie spalle per evitare il peggio. Materia ovviamente preventiva, che giustamente mi permette di avere un bonus elevato di barra TB all'inizio del combattimento. Materia individualista, che mi consente comunque appunto anche in questo caso di utilizzare automaticamente le sue abilità, che in questo caso è tramite appunto la concentrazione, possono essere appunto tutte le varie abilità come Ira Funesta eccetera eccetera, che mi consentono appunto di fare più danni e aumentare più velocemente lo stremo del mio avversario, quindi molto comoda soprattutto quando si va a stremare l'avversario. Oddio, le ho dato un'altra rianimante, probabilmente gliel'ho data per far fare level up, credo che gliel'abbia data in questo caso per fare level up, ma ovviamente sbizzarritevi, perché comunque Tifa ha bisogno solo di qualche materia precisa, poi il resto dipende tutto da voi. Materia stremante, questa mi sembra abbastanza logica, proprio per aumentare la barra TB quando il nemico è stremato, e quindi spammare successivamente o pugno diretto o in posizione, qualsiasi attacco che comunque riteniate opportuno potrete spammarlo. Materia vitale, perché giustamente le materie vitali le ho praticamente distribuite un po' a tutti, proprio per aumentare gli HP, che sono importantissimi nella parte finale del gioco. Anche in questo caso autoabilitazione armata, perché così Tifa può utilizzare automaticamente l'abilità delle sue armi, che in questo caso è in posizione, che è molto 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 buona. E poi un'altra combo automatizzante energetica, per permettere a Tifa in questo caso di poter curare qualora ce ne fosse bisogno oltre Barret, e quindi avere comunque un risparmio di MP per tutta la squadra, quindi riuscire in un modo o nell'altro a curarsi è sempre una cosa utile a mio avviso. L'unica è questa rianimante, che comunque posso cambiare, potrei mettere anche una trincerante,
Anzi, sapete che vi dico? Che ora che siamo qui insieme, che ovviamente facciamo, ecco, mettiamo un'altra trincerante in modo tale che così anche lei quando para gli attacchi praticamente aumenta la barra TB. Tanto la materia di prendere esperienza l'ha presa, quindi è arrivata al massimo rianimante, quella la daremo a qualcun altro, probabilmente a Eris, o comunque quando parleremo di Eris, quando parleremo di Red, eccetera, avremo modo di farvi vedere anche le loro materie. Per quanto riguarda invece il resto, andiamo a vedere la configurazione tattica della nostra bonazza di turno, dove praticamente abbiamo arte segreta e non arte segreta specializzata, perché l'arte segreta specializzata, praticamente cambia i nostri attacchi in elementali non magici, mentre invece noi vogliamo Tifa che faccia danni fisici, quindi è molto importante questa cosa. Quindi arte segreta normale, non quella specializzata, quella non mi ricordo se era arte segreta specializzata o se era arte segreta distruttiva, ok? Sarebbe questa, perché come potete vedere è una variazione di arte segreta che rende praticamente magiche e non, magiche e non elementali tutte le abilità sbloccate. Quindi è una cosa che aumenta l'effetto stremante, quindi in realtà sì, potrebbe essere utile, ma io personalmente parlando preferisco questa perché appunto faccio danni fisici. Arte segreta, che è ovviamente il classico comando di Tifa che abbiamo da sempre, che mi consente praticamente di concatenare diversi attacchi di base e potenziare poi successivamente i suoi attacchi con triangolo, quindi le abilità individuali. Dove appunto abbiamo collisione e poi ira distruttiva e alla fine frenesia guerriera. Quindi abbiamo tre livelli di arte segreta e una volta raggiunti i tre livelli praticamente possiamo spammare le frenesie guerriere. Perché ogni volta che noi facciamo uno di questi attacchi il livello dell'arte segreta scende di uno. Quindi noi dobbiamo portarla al massimo e una volta portata al massimo poi fare frenesia guerriera. Poi successivamente arte segreta di nuovo, frenesia guerriera, arte segreta, frenesia guerriera e così via. Quindi avremo la possibilità praticamente di giocare sempre con questi due attacchi e non dover farmare tutti i livelli. E ora vi spiegherò anche il perché. Lo vedremo tra poco, perché è un merito che ha la prerogativa in questo caso, quindi sarà molto interessante vedere come funziona. Poi abbiamo Tallonata, che è uno degli attacchi più forti di Tifa, che fa un botto di danni anche se il nemico non è stremato. Quindi consiglio comunque di metterla proprio per una questione magari di, come posso dire, anche per una questione magari di finisher, no? Quindi magari state combattendo il nemico, ha pochi HP, non c'è bisogno di stremarlo, boom, spammate tallonate e praticamente lo buttate giù a tallonate. Non, praticamente il vostro nemico, lo potrete veramente gestire come meglio crediate. L1 più cerchio invece spirito combattivo, dove praticamente materializziamo una sfera che continuerà a fare danni continui al nostro avversario. Ve la vorrei far vedere, ma forse ve la devo fare vedere tramite l'altro pannello, non ve la posso far vedere da qua. Però è praticamente l'Omnistrike, per chi magari conosce il termine in inglese. Stiamo parlando dell'Omnistrike in questo caso, quindi questa sfera di energia che continua a fare danno continuo ai nostri avversari e poi successivamente probabilmente vi farò vedere qualche clip mentre ne parlo, eccetera, per farvi capire cos'è l'Omnistrike, però fondamentalmente è quella. E poi come ultima, ma non per importanza, Imposizione, che è praticamente la stessa abilità che Tifa farà automaticamente grazie all'automobilizzazione. All'automobilizzazione, è giusto? Vabbè, comunque tramite appunto la materia che consentirà di poter effettuare gli attacchi in maniera autonoma, perché appunto noi stiamo equipaggiando le nocche, stiamo equipaggiando le nocche e quindi di conseguenza possiamo fare la stessa abilità. Perdonatemi, sto biascicando perché è tardi. Sto registrando tardi di notte, però l'importante è che i concetti siano abbastanza chiari. Qualora ovviamente non siano chiari, scrivete nei commenti che vi risponderò, ma credo di essere stato abbastanza esaustivo. Per quanto riguarda invece le espansioni delle armi, ecco, vi posso far vedere adesso un pochettino cosa intendevo prima con le prerogative. Sono molto importanti in questo caso perché, come potete vedere, le mie prerogative
che ho inserito all'interno dell'arma sono PV massimi più 200, che è comunque sempre una cosa positiva, perizia Zangan, dove praticamente prolunga l'effetto dell'arte segreta, quindi mi consente di avere arte segreta su Tifa per più tempo, quindi addirittura del 50% in più, e poi concentrazione Zangan, che è penso la prerogativa più importante in assoluto e che è un must have, almeno se volete utilizzare Tifa in questo modo è un must have, perché praticamente avete il 50% di possibilità per ogni combattimento di iniziare praticamente già con la concentrazione Zangan attiva. Quindi praticamente partite già con il primo livello di concentrazione Zangan. Quindi vi basta caricare, concentrarvi e avere già praticamente direttamente Ira Funesta. E quindi, come vi ho detto prima, poter appunto combattere in maniera molto più rapida con Arte Segreta, Ira Funesta, Arte Segreta, Ira Funesta, eccetera, eccetera. E avere questa combo, avere questa possibilità che vi rende veramente, veramente OP. Senza proprio ombra di dubbio. Nel momento in cui si sbloccherà la quarta prerogativa, che praticamente è a brevissimo, inseriremo attacchi sinergici più, in modo tale che con gli attacchi sinergici possa infliggere il 10% in più di danni, che con Tifa è molto buono, perché con Tifa si riescono praticamente a spammare limit come se non ci fosse un domani. Lei è molto rapida nell'incrementare la barra TB, quindi è molto rapida nello spammare abilità, di conseguenza è molto rapida ad accumulare le barre sinergiche e quindi permetterci di sfruttare tanti attacchi sinergici uno dopo l'altro. Detto questo, non c'è altro che devo dirvi per quanto riguarda Tifa, quindi direi che adesso possiamo andare a vedere un po' di showcase e farvi vedere come effettivamente sfruttare Tifa con questo setup e far vedere appunto come riesce a breccare in fretta e riesce comunque a gestire in modo molto competente gli avversari.任せろ。うまくいったね。
私の本気、行く。さあ、やっ、当てる。まだまだ、頑張る。